Via. Storie vere 45507, perché dobbiamo ovviamente cercare di alimentare questa raccolta. Allora, tutti i giorni racconti storie vere. Oggi ovviamente invece parliamo in una settimana un po' dei problemi dell'autismo, che sembra un problema quasi secondario in alcuni casi, ma invece poi è un problema forse tra i più principali, perché un bimbo su 68-69 bambini purtroppo potrebbe essere affetto da autismo. No, così sono i dati, in America un bambino su 68 soffre di autismo. Ciao! Purtroppo sì, un bambino su 68, questi sono in i Italia, dati, diciamo, ufficiosi, ecco. Certo. Poi in Italia non c'è un vero e proprio osservatorio nazionale, per cui non ci sono dei dati effettivi. E io per un anno ho lavorato anche alla creazione di osservatori, però chiaramente sono tutti regionali, per cui è anche complicato da fare delle statistiche e dare dei numeri. Dare dei numeri sicuramente è un fenomeno, purtroppo, che è una sindrome in aumento. Ecco, in storie vere sicuramente avrai parlato di problemi di famiglie che hanno l'autismo, al di là di quello che succederà questa settimana. Spero che questa settimana forse sì, qualcosa in più. Sempre, certo. Tutte queste storie, come mi ha fatto su disabilità, varie disabilità, anche quelle intellettive, che chiaramente sono più complesse da raccontare. Ecco, ci sono in realtà nel nostro paese molte difficoltà, perché ad esempio abbiamo avuto una situazione con i precari prevalentemente della scuola, i quali a un certo punto sembrava quasi che li volessero togliere, quando in realtà sono alcune persone che sono il sostegno, gli insegnanti di sostegno sono effettivamente una linfa per queste persone. Ci sono i tagli della scuola, ci sono i tagli sulla sanità, purtroppo non di fatto. Come ho detto prima, il 2 aprile vorrei fosse giornata del cambiamento, più che della polemica il cambiamento, perché dopo la polemica arriva il cambiamento. Il cambiamento è importante perché ci siano nuove strutture, ci siano nuovi fondi e ci siano nuove attenzioni dal mondo istituzionale, dal mondo della politica, dal mondo anche delle imprese, no? Perché tutto fa rete. Ma è anche il mondo delle sensibilità, delle coscienze personali, che cose che cos'è che deve cambiare? Deve cambiare tutta la struttura sulla quale è basato questo sistema, perché la sofferenza dei ragazzi poi veramente spesso e volentieri rimane in silenzio, perché fino a poco tempo fa c'era una cultura punitiva verso la madre, e cultura sbagliata che arriva da teorie sbagliate che però si sono protratte nel tempo. Parlo della vecchia teoria di Kanner, che poi è diventata, no, un grosso problema, perché fino a qualche anno fa sentivo gli operatori della comunicazione che ancora credevano che l'autismo era colpa della madre. E chiaramente, ecco, deve cambiare sicuramente la cultura, la consapevolezza, e poi adesso siamo anche a una fase successiva, quella proprio del fare, no? Di fare delle cose. Bene, il fare è 45507. Il fare è 45507, non solo, ma il fare anche di mettersi insieme, di fare questa rete sociale, di aiutarci l'uno con l'altro, di sostenerci, di dedicare del tempo a questi ragazzi e di dare la possibilità alle istituzioni, che sono la scuola appunto, non solo la famiglia, di essere supportati da strumenti che sono strumenti di assistenza sociosanitari, sono soprattutto strumenti anche economici di attenzione verso quello che è un problema che non sempre è a un livello lieve, ecco, ma l'autismo può essere anche. Allora, io invece ho una curiosità, al di là di quello che è ovviamente l'autismo, una curiosità ce l'ho. Come si fa a condurre o a riuscire a condurre una trasmissione come Storie Vere cercando di non farsi emozionare davanti in realtà a quella che è la vita di tutti i giorni di queste persone, indipendentemente. Chi lo dice che io non mi emoziono? No, si vede, perché ogni tanto, stranamente, io che ho un televisore di quelli vecchi, non di quelli moderni, perché non vado in giro neanche con la telecamera perché non sono in grado, però si vedono le lucciole. Allora, vedendo le lucciole vuol dire che in qualche modo o ti hanno dato le goccioline per lacrimare o comunque c'è un... No, è chiaro che ci sono storie più forti, storie meno forti, no? Storie in cui ci si emoziona di più,
ci si emoziona di meno, però fondamentalmente sono tutte storie che rimangono comunque, no? Nella propria memoria, nel proprio cuore, e ognuno di noi cerca di portarle avanti. Ecco, ma come fai a trattenerle il più possibile? Una volta non le trattengo. Brava. Mi lascio anche andare. Brava. Grazie. Molti vengono da te proprio perché hai un profondo rispetto nei confronti degli ospiti. Questo è risaputo tra noi addetti ai lavori, ma anche dal pubblico. Ti chiedevo se questa è una tua caratteristica che hai sempre avuto, oppure insomma nel corso dell'esperienza poi ti ha portato anche... No, il mio modo di essere, e probabilmente questo modo di essere è entrato a far parte anche del mio modo di lavorare. Perfetto. Grazie. 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 Eleonora?